presentata oggi in Camera di Commercio l'Assonautica, la sezione di Teramo, l'Associazione Italiana della Nautica da Diporto. Poi sono tante le iniziative che metterete in atto. Sì, questa mattina presentiamo la nascita di Assonautica Teramo, è la 44esima Assonautica italiana che nasce, l'ultima nata, nasce con le Camere di Commercio. Nel nostro territorio il settore della nautica è un settore molto importante. Dentro l'Assonautica abbiamo costituito, abbiamo messo insieme dall'ente porto di Roseto al porto rose l'ente porto di Giulianova e il porto rose di Roseto, il circolo nautico, e insomma abbiamo messo in piedi un bel gruppo come consiglio d'amministrazione. I dati nel nostro territorio sono molto importanti, tenendo conto che abbiamo tra Roseto, Giulianova e anche posti liberi quasi 1000 posti e 1000 da diporto, quindi numero molto importante che sicuramente oltre all'indotto creerà un buon movimento dal punto di vista turistico. Come Camera l'abbiamo voluta fortissimamente perché crediamo che attraverso lo sviluppo del turismo nautico si possa sviluppare anche il turismo in senso generale di questo territorio. Quali sono le iniziative, ecco, dicevamo, che presenterete nel corso di quest'anno, nel 2019? Ma intanto ospiteremo per la prima volta la veleggiata, il tour adriatico che si fermerà a Giulianova il 25 e il 26 di giugno. Poi faremo una serie di iniziative veliche che toccheranno tutti i porti dell'Abruzzo, una serie di gare di pesca, gare di pattino e tante altre cose che in cammin facendo, insomma, presenteremo fino alla fine di ottobre. Beh, io direi che intanto consideriamo che la provincia di Teramo ha dei porti che comunque sono Giulianova, che è importante, con attività non solo professionali ma diportistiche, anche sportive di massimo livello. C'è il porto di Roseto, quindi noi ci stiamo parificando a quello che è la situazione ad esempio delle altre province, di Pescara in particolare. Credo che porterà grandi risultati sia per i professionisti del settore sia per quelli che fanno attività appunto diportistica, sportiva, e credo sia un'iniziativa importante che mi auguro verrà concepita e capita da tutti gli utenti del mare. Sono tante le iniziative che metterete in atto, insomma, in questo 2019? Beh, noi stiamo già pensando a attività di tipo sportivo, attività, addirittura forse una mostra nautica che forse riusciamo a organizzare, ci sono convenzioni per gli associati, ci sono promozioni, e sicuramente partirà, ci auguriamo, col piede giusto.